però queste canzoni sono immortali, sì, e lo resteranno per sempre. Yoko Ono, Yoko Ono. E forse anche perché i Beatles sono stati insieme talmente poco, sì, che poi è tutto diventato leggendario. Sì, consegnati, esatto, diciamo, della leggenda. E cosa cuciniamo che era tipico? Allora, un sushi? Oggi prepareremo del sushi in una versione vegetariana. Ah, certo, e perché il pesce loro, sì, non lo mangiavano. Esattamente. No. Andiamo a impreziosirlo con una tartare di avocado, una battuta di avocado, che è la prima cosa che andiamo a realizzare. Così poi ci dedichiamo bene io a quello che è il sushi. Io amo l'avocado, mi piace molto. E famo anche molto bene, fa vero bene, Evelina? Certo, è ricchissimo di grassi vegetali benefici non solo per il cuore ma anche per il cervello e la pelle. E quindi mangiamo tantissimo avocado. Ha tante calorie l'avocado? Beh sì, un etto arriviamo a 250, ma rende molto perché... No, nel senso che io le mangio quintalate, magari, ecco. Magari però rende. Allora mettiamo olio, sale e pepe nell'avocado buonissimo. Io metto anche il limone, sbagliato? No, no, adesso mettiamo un po' di peperoncino, anche lime, un po' di felicità e il lime. Vedi? Il lime, vedi? Che tiene perché anche l'avocado con limone è perfetto. Tiene il colore più che altro, perché se no si ossida molto rapidamente. Mi dà un saporino, certo, che a me piace. Con... Beh, guacamole di fatto è avocado e lime, poi tutto il resto sono aggiunte, ma quello è la... Quindi la nostra tartare di la nostra decorazione, diciamo, è pronta. Adesso ci possiamo dedicare al nostro sushi. Allora, tu spiega bene, perché lo sai che questo noi lo vogliamo sempre imparare. Il riso, che è quello proprio che serve per... La tua stoietta. La mia stoietta impellicolata, che si usa dalla parte con le... Ci sono anche di plastica, però questa tradizione di usarla così a me piace. Ti bagni le mani. Mi bagno le mani. Prendo una pallina di riso cotto. Il riso l'abbiamo lavato 3 volte. È un riso molto glutinoso, quindi dobbiamo lavarlo 2 o 3 volte è fino a che l'acqua... È un riso per sushi? Sì, è un riso per sushi. Quindi l'abbiamo lavato 2 o 3 volte e poi l'abbiamo cotto nella cuociriso. Prendiamo la stuoia dalla parte ruvida e andiamo a mettere una porzione indicativamente di 130-140 grammi di riso. Il trucco è nascondere bene l'alga. Quindi noi abbiamo fatto un buon lavoro quando, spostandolo dolcemente, abbiamo coperto per intero. C'è un l'alga. Riso italiano che possiamo usare per il sushi? L'originario. Sì, l'originario. Okay, sì. Perfetto. Lo comprano anche in Giappone, tra l'altro, perché non ne hanno abbastanza di riso e quindi è uno dei più preferiti, dai giapponesi per usarlo. Sì, secondo me farlo con quello italiano rassicura anche le persone, che non è un piatto che chissà quanto... Cosa hai messo, scusami? Ho messo un po' di sesamo bianco, un po' di sesamo nero. L'ho girato con un colpo secco, mettiamo un pochino di maionese. L'ha girato con un colpo secco, è vero, sì, un po' di maionese. Tanto è talmente appiccicoso che non si sposta rimane, neanche. Esatto. Poi mettiamo... Cosa sospira? Che c'è? Fa così? Niente, sospira. L'asparago cotto, al vapore, al vapore, sì. Al vapore. Noi ne facciamo 2 versioni, ne facciamo una con l'asparago al vapore e uno con dei bastoncini di carota che vengono, li abbiamo fatti lessare invece con un po' di curcuma per dargli un po' di sapore in più. Un po' di insalata riccia. Un po' di insalata riccia, si scusa. Allora, chiudo una volta, così, pressando uno, leggermente, si pressa, e poi ancora una volta, si pressa, bagniamo un po' il tagliere, altrimenti si appiccica. Lo sai, guarda che bello. E lì la manualità di quando lei ha una manualità pazzesca, però si può imparare, vero? Sì. È come, io dico sempre, è come andare in bicicletta. Alla fine, all'inizio cadi un po', poi però è tutta manualità. È vero. Una volta che hai imparato. Lo stesso, insomma... Ne facciamo un altro con la carota, giusto? Abbiamo imparato a fare i tortellini, vuoi che non impariamo a fare un uramaki? No, dai. Direi che ce la possiamo fare. Questo è l'uramaki, che questo è quello l'uramaki con l'alga esterna. Esatto. No, con quella, no, sì, è quello con il riso fuori. Il riso fuori, ok. Poi ossomaki, quello piccolo con l'alga fuori, il futomaki è grosso e fritto. Io ancora non ho capito, sai, guardo le figure. Non è... Guardi, vabbè, ma è giusto così, insomma, uno guarda un po' le figure. Ah, qui non avevo messo... La carota l'ha messa. No, l'ho messo un po' di sesamo. Abbiamo distratto. Ma non importa, ragazzi. Ah. Cioè, mica sotto esame. E poi, secondo voi, io mi faccio cogliere impreparata. Ciappa qua. Allora, mi raccomando, bagnatevi sempre le mani, perché altrimenti il riso appiccica. Mi puoi prendere, Angela, per cortesia, il piatto dietro? Certo. Bagniamo la lama del coltello, perché sennò sempre... Mettiamo questo più avanti. Così. Dai, qui che cosa ci vuoi? Mettiamo un po' di salsa di soia, certo, che è qui lì, davanti a me. Davanti. Ok, te la inizio a me.
salsa di soia, giustamente. In alternativa alla salsa di soia? Perché ma non potesse... un po' di salsa sunomo, se non la vuoi a base di soia, che non sì. ci vuoi proprio la soia dentro, ma io metterei anche una maionese piccante e non la metto all'interno dell'uramaki, quindi giusto. Diventa comunque un abbinamento. Vedi, si taglia sempre bagnando il coltello, avete sempre, visto? Sempre, perché altrimenti si appiccica. Punta del coltello. In Giappone la salsa di soia col sushi non è mai salsa di soia, cioè nei ristoranti c'è tipo, è una salsa che c'è, comprende anche salsa di soia, ma è a discrezione del sushi ma master. Scusami, possiamo vedere le mani di Francesca? Scusami, perché vai, prosegui, perché è veramente... Si staccano spettacolo. E si mettono. Sì. Si stacca... E si mette. Sì. Poi abbiamo la nostra guarnizione. Ma che meraviglia! Veramente bei. E anche buoni, secondo me, Franci. Sì. Poi vedete, la carota ricorda un po' il salmone, no? Sì. Per uno che non, appunto, non sì. mangia... E l'asparago non ricorda niente, ma è buonissimo. Buonissimo. Ricorda se stesso. Si può friggere anche l'asparago però. Eccoci. No? Sì. Vabbè, io vorrei assaggiarlo. Ma certamente. Quello con l'asparago o quello con la carota? No, uno piccolo, questo, un po' più piccolino. Senza salsa? Non metterci l'avocado? Vorrei metterci un po' di avocado, sì. dai. Faccio io. Un po' di avocado così. Dai. La salsa no. Wow. Poi questo, è buonissimo! Questo è anche il bon ton del sushi, perché il sushi si può mangiare, anzi sarebbe meglio mangiarlo con le mani proprio, un pezzo alla volta con sì, le dita. Quindi... Guarda, io ogni tanto prendo i bastoncini, ma non sono no, bravo. Ma le mani sono perfette! Ma con le mani va benissimo, eh! Con le mani funziona perfetto!